Ci troviamo al comune di Mercato San Severino in presenza del sindaco Antonio Somma. Allora Antonio, nell'ultimo impegno che abbiamo fatto insieme hai tracciato un poco tutto quello che è stato fatto fino adesso al comune di Mercato San Severino. Naturalmente con il 2021 ci saranno ancora tantissime altre cose da fare. Ne vogliamo parlare? Sì, diciamo che oggi che siamo all'ultimo giorno dell'anno 2020, che chiaramente è un anno che ha impattato insomma, anche sulle attività amministrative, perché ha rallentato un po', diciamo, tutta l'organizzazione, tutta la pianificazione, la programmazione che era in campo. Diciamo, adesso guardiamo al 2021 per quanto riguarda le attività da svolgere anche con una certa emozione, nel senso che sappiamo bene che molte delle programmazioni fatte insomma, vedranno la realizzazione appunto nel corso dell'anno 2021, alcune partiranno già nei primi giorni dell'anno, addirittura nei primi mesi, quindi diciamo cose che magari riguardano soprattutto le opere pubbliche, su cui abbiamo diciamo, quelle tra l'altro più grandi, più importanti, programmate da tempo, che finalmente vedranno diciamo, gli albori, perché magari nel corso del 2020 si sono concluse le attività diciamo, di gara, quindi di aggiudicazione o le procedure propedeutiche di carattere amministrativo. Che ci vogliono, i tempi sono molto lunghi, quindi... Esatto, come si vedrà il completamento di altre insomma, opere che sono iniziate nel corso del 2020, nei ritagli, perché nel lockdown sappiamo che addirittura erano bloccati sia i cantieri pubblici che i cantieri privati, sono iniziate nel 2020 e si completeranno nel 2021. Quindi diciamo un anno che veramente sarà un anno importante, auspichiamo tutti, sia per le note vicende, ma anche per insomma, come nuovo spirito e perché no, per vedere anche finalmente realizzarsi progetti che aspettiamo da tempo e finalmente vedranno la luce. Allora sì, perché abbiamo parlato di tanti progetti che dovranno essere attuati. Vogliamo parlarne di questi progetti, qualcosa di importante? Sì, allora, partendo da quelli già in corso, per cui aspettiamo solo il completamento, chiaramente mi riferisco, perché ne abbiamo parlato già in una precedente intervista, a tutta l'attività di restauro e di valorizzazione sia del Castello di San Severino che del Convento dei Francescani, ma anche della Chiesa di San Marco a Rota, per cui i lavori sono in corso e quindi si completeremo nel primo semestre dell'anno 2021. È in corso di realizzazione l'ampliamento dell'intersezione tra le frazioni di San Vincenzo e Curteri e quindi anche lì, perché molti pensavano che fosse solo l'ampliamento del ponte, invece è previsto l'ampliamento anche della strada, quindi insomma nei primi mesi dell'anno 2021 si completerà anche quest'altro progetto. Il campo polifunzionale a Lombardi, che è quel progetto che abbiamo fatto su quel terreno sequestrato alla Camorra, e l'asilo nido nella frazione Ciorani. Accanto a questo, che sono progetti che sono già in corso, oltre a quelli ultimati proprio negli ultimi giorni dell'anno, come faccio un esempio l'adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici, l'efficientamento energetico della scuola di Costa, adesso invece diciamo, abbiamo completato alcune attività propedeutiche, come dicevo prima, altre sono in fase di completamento. Mi riferisco alla realizzazione della scuola di Piazza del Galdo, del nuovo istituto di Piazza del Galdo, per cui la determina di aggiudicazione definitiva è stata pubblicata proprio qualche giorno fa. A fine mese di gennaio ci sarà finalmente l'udienza al TAR per definire l'aggiudicatario perché lì c'è stato un ricorso, l'aggiudicatario per la manutenzione straordinaria dei piani viari del nostro territorio per circa 18 km di strade su cui bisogna intervenire, quindi chiaramente insomma, speriamo diciamo, appena anche il tempo ce lo consentirà di poter iniziare anche quest'altra attività. Abbiamo la mitigazione del rischio sismico della scuola San Tommaso d'Aquino, quindi proprio di fronte al comune, su cui chiaramente possono finalmente iniziare le attività, compatibilmente con gli orari scolastici, perché tutti ci auguriamo che si ritorni a breve in presenza a scuola. È in fase di definizione la gara
perché la Commissione ha in corso le valutazioni dei progetti presentati per un altro progetto molto importante, mi riferisco alla mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Spiano, un altro progetto di 3 milioni e mezzo di euro. A giorni partiranno le attività di verifica dei solai in tutti gli istituti scolastici. Da poco si è conclusa la gara per la messa in sicurezza della parete rocciosa alla frazione Pandola, quindi nei primi giorni dell'anno partiranno anche in questo caso le attività. Entro fine mese di gennaio il bando è ancora in corso per l'ampliamento del cimitero comunale, quindi per la realizzazione di nuovi loculi e nuove cappelle, sono circa 400 loculi e 20 cappelle, quindi si concluderà a fine gennaio e poi potremo fare tutte le attività per la realizzazione del progetto. Accanto a questo c'è un'altra opera importante attesa da anni e diventa anche determinante quando ci sono problemi di carattere meteorologico nella frazione Sant'Eustachio, dove finalmente inizieranno i lavori insieme alla Gori, i lavori della rete fognaria, e quindi lavori di rete fognaria che siamo riusciti ad ampliare, quindi che riguarderanno tutta la frazione, anche la parte alta, quella relativa a Corso Caracciolo, su cui abbiamo spesso problemi di allagamenti. Inizieranno, perché hanno cominciato a presentare i primi progetti, quindi anche lì finalmente, dopo tutte le attività amministrative, vediamo la luce, il completamento dell'area PIP a Sibelluccia, in cui si insiederanno 3 aziende importanti, quindi ci saranno anche delle opportunità di lavoro, perché sono previste anche dal bando. A giorni, perché anche in quel caso si è conclusa l'attività, ci sarà un intervento di miglioramento alla villetta comunale che riguarderà sia l'area giochi ma anche la realizzazione di un minicampo per i bambini, e quindi anche lì, diciamo, verrà migliorata la villetta comunale al capoluogo. E un altro progetto importante, strategico, approvato addirittura in consiglio comunale 2 anni fa, insomma, è la diciamo l'area del vecchio palazzetto, su cui diciamo è prevista la realizzazione del nuovo palazzetto, è prevista edilizia residenziale privata, perché è un project finance, è previsto un parco verde di 13.000 metri quadri, e in più è prevista, diciamo, la stazione dei bus, cosa che non abbiamo mai avuto. Lì siamo in attesa, perché c'era diciamo una richiesta da parte della sovrintendenza di un'integrazione, e quindi insomma siamo in attesa, l'integrazione è stata presentata, siamo in attesa dell'ultimo parere per poi ricevere dal soggetto attuatore il progetto esecutivo e poter partire anche lì con l'attività. Quindi molti sono i progetti che andranno avanti nel 2021. Adesso invece volevo tornare un attimo indietro, ci sono state delle proteste per quanto riguarda l'ospedale di Curteri, oppure l'insediamento del a Fisciano, dello sversatoio che dovrà nascere a Fisciano. Come si è messo il comune di Mercato San Severino? Sì, guardi, noi diciamo, per quanto riguarda, parto dal secondo punto che è esterno, per quanto riguarda il secondo punto, la mia posizione è stata sempre molto chiara, voglio dire, sia dall'inizio, insomma, che poi c'è stato anche un importante contributo da parte dei comitati che si sono creati. Noi abbiamo, sia per quanto riguarda l'impianto di compostaggio previsto a Via Prignano, sia per l'ampliamento, perché i progetti sono 2, a volte si fa anche confusione, sia per l'ampliamento dell'isola ecologica, insomma, della città di Fisciano, diciamo, in entrambi i casi ci siamo opposti al TAR, insomma, avendo un ottimo riscontro, quindi sia come comune di Mercato San Severino, come comune di Montoro, ma anche con i comitati civici che si sono creati sul territorio. Quindi possiamo assicurare che il comune fa parte di questo movimento, quindi riesce... Assolutamente sì, ma l'ho detto io, diciamo, all'epoca feci anche dei volantini per rappresentare questa iniziativa, perché all'epoca appunto, diciamo, un ingegnere mi segnalò questa cosa, io non ero a conoscenza, e quindi insomma informammo anche la cittadinanza, poi sono nati i comitati civici, credo sia stata fatta anche un'importante campagna di sensibilizzazione, in modo particolare da parte dei comitati. Adesso, per quanto riguarda, diciamo, l'ampliamento dell'isola ecologica e quant'altro, noi siamo alla fase del Consiglio di Stato, perché diciamo il TAR ha espresso la propria sentenza, e quindi noi ci siamo costituiti anche al Consiglio di Stato, sia i 2 comuni sia i comitati. Per quanto riguarda invece diciamo l'impianto di compostaggio, siamo alla fase in cui il TAR aveva detto che c'era bisogno, quello che abbiamo sempre sostenuto tutti, della soggettabilità a VIA, quindi a valutazione di impatto ambientale. Quindi ad oggi, mentre noi siamo
siamo qui a parlare, insomma non ci sono novità, però la posizione è chiara, l'abbiamo espressa in più sedi e continueremo su questa linea. Parlando del nosocomio di Mercato San Severino, che cosa bolle in pentola? Allora, per quanto riguarda il fucito, diciamo, ci sono state un po' di proteste, ma io mi permetto di dire che purtroppo hanno riguardato un po' tutto il sistema sanitario regionale. Diciamo che credo che il Covid ha legittimato determinate preoccupazioni o a volte anche delle considerazioni rispetto al sistema sanitario regionale. Nel senso, i nostri ospedali sono andati in difficoltà. Nel caso dell'ospedale Fucito, nonostante lo sforzo incredibile da parte dei sanitari, abbiamo vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché lei pensi che, pur non essendo individuato come nosocomio Covid, però noi continuavamo a ricevere, perché in effetti c'era solo un'area di prefiltro creata nell'ex pronto soccorso, continuavamo a ricevere ambulanze di persone che potevano essere positive e che anche dall'agro sarnese Nocerino si riferivano al nostro ospedale, soprattutto nel momento, diciamo, di saturazione, e quindi arrivavano verso il nostro ospedale. Io credo che proprio ieri ho fatto un altro incontro col direttore generale, perché c'è un tema anche ad esempio ad urologia, su cui adesso c'è da acquistare il nuovo elettrotrissore, e c'è anche il tema del personale, perché chiaramente andranno in pensione alcuni medici e c'è bisogno di rinforzarli. Insomma, io mi sono dato appuntamento anche col direttore, perché credo che alla luce delle attività viste occorre che ci sia l'amministrazione sia in prima linea in campo, occorre secondo me davvero cercare di avere una linea chiara anche su questo, perché poi credo che quando poi c'è una linea, diciamo, bisogna avere il coraggio di perseguirla, e credo che il nostro nosocomio, insomma, ha delle eccellenze e sono riconosciute a livello regionale, a livello nazionale, e probabilmente anche poco valorizzate a volte, quindi davvero bisogna sostenere, ma allo stesso tempo bisogna continuare quel percorso che, diciamo, si era annunciato, si era anticipato, ma non è continuato, e mi riferisco soprattutto alla gestione della parte emergenziale, quindi inaugurazione del pronto soccorso, però accanto all'inaugurazione del pronto soccorso, diciamo, occorre fare una serie di iniziative, occorre insediare una serie di servizi che nel corso del tempo magari il nostro territorio ha perso, però che bisogna rappresentare, perché comunque, diciamo, questo ospedale oggi serve di base un'utenza di circa 80.000 abitanti, e quindi un'utenza importante. Sappiamo bene che c'è un altro tema, e io l'ho detto in più sedi, che riguarda anche il tema delle infrastrutture, perché c'è un tema, spesso, voglio dire, anche il collegamento con l'ospedale, con Ruggi d'Aragona di Salerno, è difficoltoso anche per le ambulanze. Mi riferisco ad esempio a tutto il discorso chiaramente della rete emergenziale, perché abbiamo visto anche questi giorni ci sono lavori nel tratto tra Mercato San Severino e Salerno, e questo ovviamente sappiamo bene che in alcuni casi il tempo può rappresentare la vita o la morte di una persona. Quindi davvero sull'ospedale ci aspettiamo da parte dell'azienda ospedaliera, oltre a quello che abbiamo già firmato, io qualche mese fa ho firmato l'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa che avevo firmato già precedentemente per la realizzazione della facoltà di odontoiatria, perché sappiamo bene che è un'azienda universitaria, quindi diciamo contentissimi della possibilità di avere qui, speriamo che inizino presto i lavori, ma allo stesso tempo, diciamo, ci aspettiamo di avere una visione chiara su tutto l'ospedale. Accanto a questo, diciamo, proprio da qualche giorno, perché è collegato, insomma, c'è stata la delibera da parte del direttore generale dell'ASL che ha dato mandato per la gara per quanto riguarda la prima parte del distretto sanitario, che la nuova sede del distretto sanitario che si realizzerà nella frazione San Vincenzo. Dico questo perché penso che quello che è emerso dal Covid è che bisogna, diciamo, quando si parla di sistema sanitario bisogna investire chiaramente sull'ospedale, però bisogna dare molta importanza anche alla medicina territoriale, e quindi l'ASL assume un ruolo importantissimo, e diciamo in questo anno è stato un po' il centro di tutti, no? Quindi chiaramente davvero ci deve essere questa coesione, come tra l'altro in alcune regioni accade anche in maniera assolutamente virtuosa. Quindi bisogna avere un'idea chiara, bisogna riorganizzare la sanità, perché purtroppo le PEC e diciamo anche la malagestio, perché di questo parliamo, sono sotto gli occhi di tutti, sono evidenti, sono nelle trasmissioni, e quindi è giusto che si intervenga in maniera veloce. Sindaco, prima di passare agli auguri di questo nuovo anno, volevo chiederle,
San Severino è d'accordissimo che lei ha gestito in modo eccezionale il Covid. Come siamo messi in questo momento? Allora, guardi, noi in questo momento, purtroppo proprio in questi due giorni rispetto all'ultima intervista, diciamo, verificavamo una fase di trend in diminuzione del numero dei positivi. Purtroppo abbiamo avuto proprio due giorni fa il caso dell'Istituto Palazzolo nella frazione Piazza del Galdo, e questo chiaramente ha comportato, diciamo, che ben 8 suore sono risultate positive. Fortunatamente, dai dati che stiamo ricevendo, quindi dai tamponi che si stanno effettuando sia al personale in servizio presso l'Istituto Palazzolo sia ai bambini che hanno frequentato, insomma, l'istituto, sembra che fino ad oggi sono tutti negativi, eccetto una signora che andava lì per i servizi, per la compagnia e quant'altro, che purtroppo proprio stamattina, insomma, ne è stata accertata la positività. Infatti le dico che stamattina mi sono sentito con Don Marco, che è il parroco di Piazza del Galdo, a cui va il mio ringraziamento, perché con la massima sensibilità ha capito bene che insomma, lui sospenderà adesso anche le celebrazioni da qui fino al 6 gennaio, quindi in intesa anche con il Vescovo, insomma, si è presa questa decisione anche in questo caso per, in via prudenziale, per evitare gli assembramenti. Quindi, diciamo, di base, devo essere onesto, ci siamo comportati bene, questo chiaramente ha aiutato tanto. Il trend non è mai stato al di sopra, diciamo, del cosiddetto RT di emergenza. Rispetto ad altri comuni, il rapporto agli abitanti, in molti casi abbiamo avuto anche, diciamo, un trend inferiore. È chiaro che adesso bisogna avere la massima attenzione, è cominciata da qualche giorno la campagna di vaccinazione, è chiaro che su di noi ha impattato anche la presenza dell'ospedale, in molti casi di operatori sanitari che lavoravano presso altre strutture sanitarie, e quello che si evidenzia soprattutto negli ultimi casi è un contagio di carattere familiare, quindi, diciamo, non è tanto il tema del percorso in strada e quant'altro, ma un contagio familiare. Questo lo dico perché mai come oggi, nella giornata di oggi, davvero l'invito è quello ad avere anche a percorrere una fine d'anno e un inizio d'anno nel massimo rispetto delle raccomandazioni, perché purtroppo siamo in una fase cruciale. Diciamo che io credo che noi dobbiamo guardare sicuramente con speranza e attenzione, però continueremo ad avere, bisogna dircelo con la massima sincerità e trasparenza, continueremo ad avere delle ripercussioni che chiaramente ci saranno anche nel prossimo anno, e mi riferisco soprattutto a ripercussioni di carattere economico, sociale e, perché no, anche culturale. Quindi, diciamo, adesso ci deve essere l'attenzione massima, però mi deve consentire di ringraziare, se è stato possibile, tutta questa attività ad un lavoro eccezionale fatto dalle associazioni sul territorio, fatto dalla protezione civile, dalla polizia municipale, dai dipendenti. Davvero è stato fatto un lavoro straordinario, perché noi a volte abbiamo vissuto anche un momento in cui avevamo difficoltà anche avere la geografia non solo dei contatti, avevamo la geografia, diciamo, delle persone risultate positive, e quindi veramente è stato fatto un lavoro a volte anche ragionieristico per cercare di avere il quadro della situazione, la geografia, e spesso anche con le comunicazioni abbiamo cercato di far capire alle persone dove potevano crearsi un numero di casi preoccupanti. Bene, Sindaco, penso che abbiamo toccato un poco quello che è stato il lavoro fatto da questa amministrazione nel 2020. Abbiamo parlato anche del futuro, del 2021. Adesso vogliamo fare gli auguri alla cittadinanza. Sì, assolutamente, penso che mai come quest'anno abbiamo bisogno tutti noi davvero di auguri. Io credo che penso che abbiamo attraversato l'anno più difficile, ma credo che a memoria di ognuno di noi, nessuno di noi può ricordare un anno come questo. Questo è accaduto, ma sia per chi purtroppo ci ha lasciato, perché purtroppo alcuni concittadini ci hanno lasciato, altri chiaramente hanno perso un familiare, un amico e quant'altro, non solo per il Covid, ma anche per altri casi. Credo che di base anche chi non ha subito il Covid ha subito delle rinunce, ha dovuto fare delle rinunce, sta vivendo dei momenti di difficoltà, perché ci sono tanti che stanno ancora combattendo col Covid, altri invece che magari l'hanno superato, però stanno vivendo altri tipi di difficoltà che possono essere appunto di carattere economico.
ci sono tanti che stanno ancora combattendo in prima linea, quindi insomma diciamo probabilmente quello che diciamo, ci deve oggi accomunare tutti nel brindisi che stasera faremo, ma davvero l'invito è farlo tra i conviventi, quindi tra quelli con i quali si è tutti i giorni, evitando assembramenti, evitando, mi permetto di dire, cercando anche di percorrere diciamo un brindisi il più sobrio possibile, quindi magari limitiamo le nostre consuetudini, i fuochi d'artificio o piuttosto i grandi cenoni e quant'altro, cerchiamo davvero di vivere il nostro nucleo familiare, ripartiamo dai nostri nuclei familiari, cerchiamo di guardare con speranza al 2021, io dico anche che oltre con la speranza dovremmo provare a guardarlo con un senso diverso di attenzione verso l'esterno, cioè dobbiamo cercare secondo me tutti di capire che il senso di precarietà di ognuno di noi che ci ha dimostrato questo virus, pertanto questo di base deve rappresentare per ognuno di noi un momento di crescita culturale e sociale e soprattutto sottolineare che il tema della solidarietà è stato fondamentale, quindi è un tema che dobbiamo capitalizzare nel prossimo anno, cercare di renderlo parte dei nostri valori, cercare pure di capire che non abbiamo, oggi mettiamo alle spalle un anno, ma non abbiamo messo alle spalle definitivamente questo periodo, quindi dobbiamo cercare tutti insomma di continuare a essere tenaci, continuare a essere forti, perché il tema, mi riferisco soprattutto ai bambini, davvero è difficile continuare a vivere in casa davanti a un computer e non vivere la socialità che ognuno di noi ha vissuto e che è giusto che vivano pure loro, dobbiamo però con la consapevolezza insomma che dipende da noi, che a breve possiamo davvero, e ce lo auguriamo tutti, i vaccini sono in corso, superare questo periodo, ritornare, non dico ad abbracciarci, ma ritornare a poter vivere una vita che sia normale, penso che questo mai come quest'anno è il migliore auspicio, perché a volte diciamo della normalità ci lamentiamo, però credo che tutti in questo periodo abbiamo dato valore a quella normalità a cui probabilmente della quale eravamo tanto stanchi, ma magari tutti vorremmo riavere. Quindi davvero un augurio a tutta la comunità di ritrovare la serenità, sia per chi ha sofferto, sia per chi ha subito un lutto, sia per chi sta ancora soffrendo, di ritrovare serenità, perché la serenità ci consente di costruire il futuro, provare a davvero individuare nel 2021 un anno, non dico di rinascita, ma un anno finalmente di cambio di tendenza, quindi il cambio di tendenza ci consentirà a tutti di poter crescere. Bene, noi della redazione di TRS Teleirno vi facciamo tanti auguri a lei e a tutta l'amministrazione, un augurio di buon lavoro e che il futuro sia migliore del 2020. Grazie, auguri chiaramente anche a voi per il prezioso lavoro che fate, speriamo di incontrarci spesso, ce lo siamo promessi, io l'ho detto già in altra sede, sono molto contento della vostra presenza sul territorio, anche perché rappresenta anche un po' la mia storia, perché ero abituato alla TRS, tra l'altro ho anche fatto per un breve periodo di tempo un programma radio, quindi davvero sono affezionato in prima persona, ma soprattutto grazie per il lavoro che avete fatto in quest'anno, perché grazie anche a voi, questo l'abbiamo detto ma bisogna sottolinearlo, grazie soprattutto a voi, alla corretta informazione, quindi all'informazione vera e professionale, si è riuscita anche a dare indicazioni chiare ai cittadini sul modo di comportarsi, sulle linee da seguire e sulle attività da poter svolgere, quindi il vostro lavoro è stato prezioso, quindi davvero auguri e soprattutto auguri anche a voi di una crescita ulteriore nel 2021, perché la vostra crescita ulteriore rappresenta una crescita ulteriore di tutti quanti noi. Grazie.